Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. E in apertura vediamo subito i titoli del nostro telegiornale. Un incendio scoppiato nella canna fumaria distrugge il tetto di un'abitazione a Villa Betti di Pesaro, sgomberata una famiglia. Ladri in azione negli uffici dei servizi sociali nel comune di Fano. Dopo aver scassinato la porta d'ingresso hanno tentato di aprire anche quella blindata che conduce agli uffici. Lutto nel mondo della ristorazione fanese, morto Fiorenzo Santini, storico titolare del Mike & Fiore, aveva 69 anni. Sta meglio il vescovo di Fano Armando Trasarti, positivo al coronavirus, rimane in isolamento anche il suo segretario Don Luca Santini. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Un incendio è divampato all'interno di una casa a Villa Betti nel comune di Pesaro. Salva la famiglia che è stata fatta evacuare, ma sono ingenti i danni provocati alla struttura. Angelica Panzieri. Questa mattina qui a Villa Betti, dove le fiamme hanno danneggiato il tetto di un'abitazione privata. Fiamme, fumo e tanta paura questa mattina a Villa Betti per un incendio che ha danneggiato il tetto in legno di una casa. Il fuoco è divampato dalla canna fumaria attorno alle 11.30, poi attecchito sulla casa, bruciando sia la copertura in legno che i rivestimenti. La famiglia proprietaria dell'abitazione, mamma e papà con due figli e la nonna, al momento dell'incendio era all'interno ed è stata fatta evacuare. Nessuno è rimasto intossicato, ma i danni alla casa appaiono ingenti perché il fuoco ha interessato, oltre al tetto, anche i solai sottostanti. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per oltre due ore assieme a carabinieri e polizia locale, intervenuta per dirigere il traffico. Una delle prime ad essersi accorta dell'incendio, oltre ai proprietari, è stata la vicina di casa. Abbiamo avuto tanta paura, ci ha raccontato la donna. Ho visto arrivare il fumo fino a casa mia. Non riuscivo a capire cosa fosse. Siamo molto dispiaciuti per i nostri vicini. Lutto nel mondo della ristorazione fanese. Si è spento questa mattina intorno a mezzogiorno all'ospedale di Fano lo storico ristoratore fanese e titolare del Mike & Fiore, Fiorenzo Santini. Lottava contro una malattia che lo ha strappato all'età di 69 anni dall'affetto dei suoi cari. Fiorenzo lascia sua moglie Perla e il figlio Cristoforo. I funerali si terranno mercoledì 17 alle ore 10 presso la chiesa di San Cristoforo a Fano. Malviventi in azione nel fine settimana nell'edificio che ospita i servizi sociali nel quartiere di Sant'Urso a Fano. Ignoti, dopo aver scassinato la porta d'ingresso, hanno tentato di aprire anche la porta blindata che conduce agli uffici. Non riuscendo ad entrare, se ne sono andati, ma non prima di aver rotto un tavolino nel pianerottolo ed aver buttato a terra una pianta che era sistemata sulle scale. Sul posto gli agenti del commissariato di Fano e la polizia scientifica per i rilievi del caso, ma fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che sono installate nel centro commerciale. Le indagini permetteranno di accertare anche se si sia trattato di un tentato furto o semplicemente di un atto vandalico. Ferma condanna per l'episodio da parte dell'assessore Dimitri Tinti. A cinque giorni dal via alle somministrazioni del vaccino anti-Covid per gli over ottantenni marchigiani, somministrazioni che partiranno dal 20 di febbraio, arriva l'appello oggi dei medici di base che chiedono alla Regione di essere coinvolti nella vaccinazione. Letizia Marchionni. Noi siamo disponibilissimi a fare i vaccini, ma
dovremmo essere coinvolti. Fateci vaccinare i nostri pazienti è l'appello dei medici di famiglia che a 5 giorni dal 20 febbraio, data di partenza per la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid agli ultra-ottantenni marchigiani, chiedono di essere coinvolti dalla regione nella somministrazione del vaccino. Non siamo stati minimamente informati, lo abbiamo saputo tramite i nostri pazienti, ha affermato Dario Bartolucci, segretario provinciale della FIMG. Il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia e di soli 3 luoghi per la somministrazione individuati nella provincia pesarese, a Fano, Pesaro e Urbino, lasciano scoperte una serie di situazioni presentando problematiche sia per quanto riguarda la difficoltà della prenotazione ma soprattutto per coloro che non riescono a spostarsi o a deambulare. Abbiamo continue telefonate dai nostri pazienti per sapere se lo debbono fare e noi chiaramente diciamo di sì, soprattutto per quei pazienti anziani che non possono, che sono allettati, che non possono andare chiaramente in questi punti di raccolta. L'informazione dalla regione dice che verranno vaccinati da noi, ma come facciamo? Cioè non abbiamo i vaccini a disposizione, non ci è stato detto niente, quindi rispondiamo che ancora non si sa niente. Se noi vogliamo raggiungere una massa di persone vaccinabili o da vaccinare, quindi siamo noi che possiamo dare questa mano, altrimenti invece che quest'anno le vaccinazioni andranno a finire l'anno prossimo. Un'operazione, quella del piano vaccinale over 80, che necessita, secondo Bartolucci, di un'organizzazione capillare sul territorio e che sarebbe possibile garantire grazie ai medici di base, con la loro conoscenza diretta dei pazienti. Martedì sera avremo un incontro della segreteria provinciale nella quale daremo le nostre specifiche, ha spiegato Bartolucci, mentre probabilmente mercoledì ci sarà un incontro dei sindacati con il servizio salute regionale per trovare un'intesa sul coinvolgimento dei medici. La richiesta che presenteremo è relativa all'intera gestione della campagna vaccinale con un sistema misto. Ogni equip medica territoriale, in cui è divisa anche la provincia pesarese, in questo modo potrebbe gestire le prenotazioni suddividendo gli anziani over 80 da vaccinare negli ambulatori o a domicilio se invalidi o allettati. Il problema è sapere che tipo di vaccini dovremmo fare. Per la catena del freddo debbono stare a meno 75, per andare a casa di un paziente, poi di un altro, minimo mezz'ora per paziente, se non di più. Io spero, credo che ci diano la possibilità di vaccinare i nostri pazienti. Come sempre siamo a disposizione. Non vedo perché in questo caso siamo stati scavalcati. Microzone arancioni nella provincia di Ancona. La giunta guidata dal governatore Francesco Acquaroli ha analizzato i dati e li ha inviati oggi pomeriggio all'Istituto Superiore di Sanità. Ora si attende naturalmente la decisione da parte del governo. Il sindaco intanto di Loreto chiude i parchi e da mercoledì solo didattica a distanza. Intanto sono 4 i decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Tra le vittime c'è anche un 88enne di Vallefoglia. I nuovi positivi sono 128, di cui 5 in provincia di Pesaro Urbino. Un calo dovuto alla minore quantità di tamponi analizzati. In diminuzione anche i pazienti negli ospedali della regione. I degenti in terapia intensiva sono 83, mentre quelli in semi-intensiva sono 156. E sta meglio il vescovo di Fano Armando Trasarti, positivo al coronavirus. Rimane in isolamento anche il suo segretario, Don Luca Santini. Sto benino, però non c'ho febbre, quindi si gestisce normalmente con alcuni guai tipici del coronavirus. Stanchezza tanta, spossatezza, un po' di tosse, ma nella norma. Invece la respirazione è buona, quindi dovremmo andare verso il meglio.
Collegato dall'Episcopio, Monsignor Armando Trasarti ha tranquillizzato i fedeli sulle sue condizioni di salute. Dopo la positività al coronavirus riscontrata martedì 9 febbraio, il Vescovo di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola rimane in isolamento nel Palazzo Vescovile, seguito dai medici e anche il segretario Don Luca Santini, attualmente a Fratte Rosa. Durante un'intervista realizzata da Enrica Papetti dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, l'Alto Prelato ha ricordato che gli anziani sacerdoti che vivono nella Casa del Clero sono risultati negativi al tampone, così come le suore che però, essendo state a contatto con lui, sono ancora in quarantena. Lei non potrà presiedere, stando così le cose, neanche al rito delle ceneri? No, questo di sicuro no, perché devo aspettare il tampone, cioè i tempi tecnici, certo. Quindi le ceneri non di certo. È rarissimo che non avevo mai celebrato la messa da solo in vita mia, quindi eccetto durante il periodo prima della quarantena, del blocco e adesso. Quindi una sensazione a cui non siamo e nessuno di noi preti diocesani è preparato, i monaci forse sì. Trasarti ha poi parlato della speranza del vaccino e della difficoltà per i parroci di rapportarsi con le persone e con i malati. Vedo anche le chiese non piene di gente, ha aggiunto Sua Eccellenza, e soprattutto la mancanza di giovani, e questo, ha detto, è preoccupante. È preoccupante, dobbiamo riconciliarci con questo tempo pian pianino, ricominciando con umiltà e tenendo conto di un mondo che ci è cambiato tra le mani, quindi anche di un popolo che qualche volta potrebbe anche abituarsi a fare a meno della Chiesa. Vedo anche una grande difficoltà per le Caritas, anche quelli che sono a casa mia questi giorni, perché noi, la carità si produce con la carità che si riceve. Le stesse parrocchie hanno fatica adesso. Io spero che il buon popolo ci aiuti lo stesso. Ho scritto anche una lettera alle famiglie per i preti che vogliono, in cui alla fine parlo della situazione della Pasqua, ma anche a dire aiutateci ad aiutare. E se il popolo non ci aiuta, noi non riusciamo a accendere la luce e i riscaldamenti nella Chiesa. La videointervista per il Vescovo Armando è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio alla città. La Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte. È la tomba che è stata trafitta, è stata sconvolta. E l'augurio che possiamo, pur nelle vicissitudini complesse del nostro tempo, di non credere mai che la morte è l'ultima parola, che il male è l'ultima parola, che la vita trionfa, quindi osare anche la vita giorno per giorno, anche nel linguaggio. Noi siamo obbligati, almeno come credenti, almeno noi, a fare il linguaggio della speranza e il mondo del pessimismo. E tanto noi siamo per natura uomini di vita, di speranza. Quindi l'augurio di alzare il capo un pochettino e di guardare oltre. Il servizio era di Simona Zonghetti. Ristoranti pieni invece nel fine settimana grazie alla festa di San Valentino, e con il ritorno in zona gialla gli imprenditori stanno lavorando, ma con il desiderio di poter riaprire i ristoranti anche a cena. È stato un fine settimana positivo quello che si è appena concluso per i ristoratori della provincia. La ricorrenza di San Valentino ha fatto registrare il pieno nei ristoranti, non solo della costa, ma anche in quelli dell'entroterra. Un piccolo momento di ritorno alla normalità per migliaia di coppie che hanno scelto di godersi il pranzo fuori, festeggiando il loro amore. La gente aveva questa voglia di festeggiare, quindi si è mossa tranquillamente. Il bilancio è buono, speriamo che continui così la gente a rispondere, perché sai, inizia ad essere quasi un anno che siamo fermi e abbiamo avuto un sacco di problematiche, ecco. Speriamo che si sblocchi un po' tutto e soprattutto che ci diano lavoro la sera, ecco, questo è molto importante. Il ritorno delle Marche in zona gialla con l'apertura fino alle 18 fa respirare i ristoratori che, se da un lato stanno iniziando a intravedere la luce, dall'altro continuano a sperare di poter riaprire presto anche la sera. Abbiamo lavorato molto, le capienze erano quelle che erano, avremmo potuto riempire anche tre ristoranti. Sono molto contenta, la gente è stata bene, ha dato tutto bene. Almeno abbiamo fatto una festa, no? Abbiamo iniziato quest'anno. Quindi avete dovuto dire no a molti clienti? Molta gente, sì. Tutti i tavoli da due, tutte coppiette? Tutti da due,
Avevamo anche 10 ragazzi, abbiamo fatto tutti i tavoli da 4 naturalmente, però sì, tutti da 2. Abbiamo lavorato molto bene ieri, veramente. Da quando siamo tornati in zona gialla, le cose come stanno andando, se possiamo fare un bilancio? Sinceramente non è che è cambiato tanto, insomma, un attimino. Il fatto di, sai, stare aperti a pranzo è una situazione che va bene nelle grandi metropoli, a noi cambia poco, ecco, escluso il sabato e la domenica. Gli altri giorni, insomma... E adesso le vostre segnalazioni. Un reporter di strada ci ha inviato questa fotografia, la vedete, che ritrae una tartaruga spiaggiata all'Ido di Fano. Il decesso potrebbe essere stato provocato dalle mareggiate dei giorni scorsi. Il comandante della Capitaneria di Porto, Anthony Turzo, ci ha fatto sapere di aver attivato tutte le procedure di recupero dell'esemplare. Dalla zona dell'aeroporto invece una nostra telespettatrice ci ha segnalato l'ennesima rottura della superficie in gomma dei giochi che si trovano in via della Colonna. E adesso invece, per quanto riguarda l'album di Fano TV, questa sera facciamo gli auguri a Maria Montagna e Tarquinio Sambuchi, che sabato scorso hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, quindi nozze di smeraldo. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, il penultimo appuntamento della settimana grassa del Carnevale di Fano. Questa sera trasmetteremo dalla fabbrica del Carnevale il 21esimo canto dell'inferno tradotto in dialetto fanese. A seguire poi trasmetteremo lo speciale dedicato al dolce di Carnevale del maestro pasticcere Stefano Ceresani. È tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Ok Giornali, arrivederci.